Io ho sempre viaggiato pochissimo, ma nel 1992 ero in viaggio per l'Argentina per una vacanza per me molto lunga. E sull'aereo trovai un articolo sul quotidiano La Repubblica. Parlava della crisi mondiale e dei tanti licenziamenti. Centinaia di migliaia di persone nelle più grandi aziende informatiche. La sola Philips ne aveva licenziati oltre 30.000. Conservai quel giornale e, tornato a Lodi, pensai che fosse opportuno dare delle indicazioni, dei consigli a tutte le persone che lavoravano in Zucchetti, che allora erano circa 60, per fare sempre bene e per superare con minori danni eventuali crisi aziendali. E così mi misi a scrivere manualmente degli appunti su dei foglietti volanti, con l'obiettivo di dare delle linee guida di quello che avrei voluto fosse il nostro modo di operare. E li chiamai cultura o filosofia Zucchetti. Nell'arco di alcuni mesi questi foglietti aumentarono. Allora, con Roberta Bassi, che in quel periodo era la mia assistente, cercai di metterli in un certo ordine. Dopo averla fatta impazzire per trovare l'ordine giusto dei pensieri, lei li stampò e mi disse: «Dottore, gli articoli sono 100. 100! La cosa mi sorprese piacevolmente e lo considerai proprio un segno del destino. Se fossero stati 120 non avrebbe fatto come effetto come 100, no? Perché ho proprio pensato subito al centalogo. Poi dopo, ogni volta che aggiungevamo un pezzo, che pure ne avevamo un altro, l'abbiamo sempre mantenuto 100. Sono passati 30 anni e le persone che lavorano per il gruppo ora sono oltre 8.000 e abbiamo uffici in tanti paesi del mondo. Per questo è ancora più importante conoscere e condividere i valori della nostra filosofia aziendale. Per la nostra cultura tutto può e deve essere migliorato continuamente, persino la stessa filosofia. E proprio nel 2021 abbiamo aggiunto il proposito aziendale. Noi innoviamo per migliorare la tua vita. Ed è questo che ci aspettiamo da tutti voi, che continuate a innovare per migliorare la vita delle persone. E questo mi piace, perché questo è l'obiettivo che ci siamo dati, sia per il presente che per il futuro. Mi raccomando, trovate il tempo per leggere la filosofia aziendale. Vedrete che ogni volta che la leggerete, scoprirete sempre cose nuove. Non vi sembrerà vero, ma è proprio così. È vero, no? Anche per te.